bazar. E c'è bello, poverello, calzo dito, palo dito, non lo conoscendo, quando c'è la serie. Il personaggio dell'Almaviva è molto interessante perché in un personaggio, in una sera, tu canti diversi ruoli insieme, perché uno è il conte e gli altri due sono i personaggi da travestimento, è un soldato ubriaco e un altro il prete che viene a casa di Rosina, è allieve di Don Basilio, è l'insegnante di musica. Nel duetto quando c'è l'inginocchiata che devi andare lì, no, più che altro dire, ma basta, io, cioè, fanno un po' con noi anche. Gioia, che noia, pace, ma basta, gioia, basta, basta, per pietà, ma che perdito destino, ma che barba la giornata, ma che perdito destino, ma che barba la giornata, per chi guarda me davanti, che non è fatalità, ma che perdito destino, ma che barba la giornata, per chi guarda me davanti, che non è fatalità, che non è fatalità, che non è fatalità, che non è fatalità, 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 fatalità. Don Basilio entra in scena e si trova un sosia. Ma è un doppione, è nient'altro che il conte d'Almaviva che si è travestito da Don Alonso, allievo di Don Basilio. Tutto questo per avvicinare Rosina e per scambiare affetti segreti e programmare una fuga e una risoluzione del loro amore. Ma col quintetto, a un certo punto, con la febbre Don Basilio, tutti cercano di mandare via Don Basilio, perché insomma vogliono che Don Basilio se ne vada prima possibile. Sono ciao come morto. Oppla, guardalo, Bruno. Come quella, cospettone, che tremarella, tagliatella, tagliatella, tremarella, tremarella. Questa febbre scarlattina, scarlattina. Via, prendete medicina. Via, prendete medicina, non mi state a rovinare. Presto, presto, andate a letto. Voi paure, infermi, fate. Dice che io andate a letto. Presto, andate a riposare. Presto, andate a riposare. È tutto un susseguirsi di azioni incredibili finché Don Basilio, da buon calunniatore anche lui e buon personaggio attaccato al denaro anche lui come Figaro, si fa corrompere dal conte e dice sì sì tutto a posto, io sapevo già tutto, e prende e se ne va. Buonasera mio signore. Io signore resto andati qua. Buonasera vendicore. Buonasera, buonasera, buonasera vendicore. Poi di ma si parlerà. Maledetto sei cadore, signore. Aspettate loro, più i corni per favore, così non fate sentire. Bravi! Quella di Rossini è una comicità diretta, è oltre al testo, è anche nella musica la comicità.
Rossini è un genio assoluto, perché? Perché con la scrittura musicale ha saputo dare comicità e sottolineare il testo. Orsù, signor Don Bartolo, son qua, son qua. Stringi! Rossini richiede una tensione costante, non puoi mai lasciare andare la macchina, devi essere l'orologiaio molto attento che cerca di controllare che il meccanismo funzioni. Se il meccanismo non funziona, non arriverà neanche il pathos dove deve arrivare il pathos, o la frenesia e il divertimento dove devono arrivare. Bricconi, birbanti, bricconi, birbanti, bricconi. Tempo perfetto. Sono fuori volfandini, voglio accoppare. Accendi, accendi, non serve gridare. Avete giurato di farmi crepare. Ma cinque quattro, di quattro burla. Sassoni, tazzotti, sassoni, volfandini, voglio, di voglio, di voglio. Nota per nota. E nel momento in cui sembra che i due innamorati siano riusciti finalmente a comunicarsi tutto il loro amore, ad essersi organizzati per la fuga e per sposarsi, Don Bartolo li scopre e a quel punto scoppia l'ennesimo momento di follia organizzata da Rossini, con questo quartetto in realtà finale tra Don Bartolo e i tre congiurati, se vogliamo così chiamarli. Ketevan, occhio ai levari di titititi, piano piano, sono un po' troppo lunghi e non sono insieme ai nostri. Ticata, ticata, titititi, andando proprio, non fermarti troppo su quelli. Lo facciamo confusione, la scala del pericolo, di qua, per scala del pericolo, presto andiamo di qua. Piano, piano, per la scala dei tuoi cuore, andiamo via di qua. Zitti, zitti, piano, zitti, zitti, piano, piano, per la scala dei tuoi cuore, presto andiamo via. Zitti, zitti, piano, piano, zitti, zitti, piano, piano, per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Presto andiamo via di qua. Lei scopre che Lindoro è un conte Almaviva. Una cosa, diciamo, positiva per Rosina è che lei non sta cercando i soldi, non sta cercando nobiltà, diciamo. Lei sta cercando veramente uscire di questa, da questa casa e uscire con un uomo vero. Alla fine lei è vincitrice, diciamo. Corto il passo, corto, corto. Dai meglio. Di tanta crudeltà. Bella bella Lo specchio finale è un po' come se i cantanti uscissero un po' dal loro ruolo e tornassero compagnia di cantanti che finalmente ha finito, si mette davanti allo specchio, si strucca, invita il pubblico a partecipare, gli spettatori e il teatro diventano protagonisti insieme ai cantanti.